Wowe ragazzi e bentornati! Oggi vedremo Luxou. Arma d'assalto, mitragliatrice leggera, militare, variante particolarmente leggera con cadenza di tiro moderata, rinculo ridotto, lungo tempo di ricarica e nel complesso un'eccellente efficienza in termini di munizioni. Particolarmente efficace da fermi, usando il mirino e sparando a raffiche brevi. Allora ragazzi, Luxou, per quanto mi dispiaccia dirvelo, per quanto mi dispiaccia purtroppo deludervi, è un'arma che purtroppo non si può percare, diciamo, benissimo. Non allarmatevi però, perché tanto Kino trova sempre una soluzione per tutti voi. Quindi se non possiamo rendere quest'arma veramente forte in zona endgame, veramente potente sul colpo singolo, il suo vantaggio è proprio quello di avere tanti colpi, di avere una cadenza di tiro abbastanza elevata e quindi di conseguenza si punta ad avere un danno maggiorato o più in là nel tempo, cioè significa che avendo comunque 100 colpi con la dimensione caricatore diventano 175 in questo caso, beh abbiamo la possibilità di sfruttare comunque appieno quella che è la perk di Giorni di Tempesta di proiettili oppure di crackshot. Quindi non andiamo a sfruttare il danno critico dell'arma, anche perché poi l'arma non ci predispone un percaggio critico, non possiamo mettere, non mi ricordo se non possiamo mettere il livello critico pure il danno critico. Sì, è vero, possiamo farlo coi wafer e il totalmente rock, però limitiamoci ad utilizzare quest'arma senza niente di tutto ciò. Possiamo contare sul fatto, appunto, come vi dicevo prima, dei danni maggiorati pian piano che spariamo, appunto. E poi, oltre la perk di dimensione caricatore in sé nell'arma, possiamo decidere anche di metterlo nella build. In questo caso non lo abbiamo. Però state attenzione che in questo video vedrete sì la variante dell'Luxou percata come ce l'ho io, diciamo, con tutte perk per divertimento. Chiamiamola un po' così, no? Quindi senza perk di danno o danno critico. Mentre un'altra variante, prestata gentilmente da un mio amico, percata semplicemente con una velocità di ricarica e due perk di danno. Questa volta però ad energia. In sé purtroppo quest'arma, facendo parte delle mitragliatrici pesanti, quindi con tanti colpi, diciamo che va a competere con quelle che sono la Matt Candycorn, il Terminator e armi pesanti di questo calibro, no? Potrebbe competere se non fosse per il fatto, appunto, che manca proprio il danno critico su quest'arma. Quindi paragonandola alla Matt Candycorn, chiaramente non otterremmo mai lo stesso potenziale di danno, no? Però è anche vero che Luxou, come dice appunto la descrizione, che per quanto riguarda quest'arma sono stati veramente esaustivi, hanno scritto veramente una bella descrizione che rappresentasse veramente quello che è l'arma. Infatti quando la descrizione descrive veramente così bene l'arma, diciamo che non serve per forza il mio video per poterla capire al meglio, no? In questo caso ci fanno sapere che è una variante particolarmente leggera con cadenza di tiro moderata, che poi è possibile sempre boostare, ricordiamo, col grido di guerra e con le build. Rinculo ridotto, lungo tempo di ricarica, che comunque andiamo a compensare con la velocità di ricarica, appunto, e nel complesso un'eccellente efficienza in termini di munizioni. E qui mi sento di aggiungere un ma. È un'arma mangia munizioni, specialmente se poi preferite andarci a mettere la perk di cadenza di tiro, no? E poi tra gridi di guerra, caricatori consumati, 170 colpi nel caricatore significa che anche se non andiamo a infliggere tanto danno, comunque ci viene da sprecare tutto il caricatore addosso a uno smasher, no? Quindi è un dato di fatto che andremo sempre a consumare tantissime munizioni, anche se la descrizione ci dice che appunto ha un'eccellente efficienza in termini di munizioni. Beh, in questo caso mi sento in dovere di contraddirla. Particolarmente efficace da fermi, usando il mirino e sparando raffiche brevi. Chiaramente, come ogni arma che possiede un po' di rinculo, utilizzandola con un pochino di ritegno, possiamo dire che riusciremo ad evitare quello che è appunto il rinculo. Più efficace da fermi, ma è abbastanza comoda da utilizzare anche in movimento, sì. E possiamo contare su quest'arma per quanto riguarda abietti di gruppo, abietti
attacchi singoli e grossi se abbiamo una buona build, chiaramente, da una distanza ravvicinata, da una medio-lunga distanza, però da una lunga distanza già diventa parecchio inutile, a differenza di molte armi che magari dalla lunga distanza perdono solamente un po' di potenziale. Beh, l'Axo è praticamente inutilizzabile sulla lunga distanza. Ed è tutto qui, ragazzi, in fondo è un'arma molto semplice, pecca appunto per il suo percaggio, la non possibilità di percarla tra virgolette come vogliamo noi, però sicuramente è un'arma da non farsi scappare e da inserire nel nostro inventario qualora ci si presenta l'occasione di prenderla. Io, ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video, ci tengo molto come al solito a sapere la vostra opinione a riguardo, fatemi sapere il vostro percaggio su quest'arma, se avete un percaggio differente, un utilizzo differente, insomma sbizzarritevi, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Ricordatevi inoltre che potete supportare la crescita di questo canale semplicemente inserendo il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E per il video di oggi è tutto, io spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella!